ritrovati, eccoci puntuali con Focus Attualità. Oggi ospite il sindaco di Cosenza, Franz Caruso. Grazie per essere con noi. Grazie a Con voi. lui apriremo questo filo diretto con i cittadini, quindi qualora vogliate potete telefonare, parlare direttamente con il sindaco, fare delle domande. Vi prego di essere brevi perché immagino sarete in tanti. Riprendiamo quello che avevamo già incominciato la scorsa stagione televisiva, questo appuntamento mensile con la città e il sindaco che appunto risponde direttamente a quelle che sono le sollecitazioni dei cittadini. C'è anche la piattaforma WhatsApp, qualora vogliate inviare un messaggio che gireremo chiaramente al sindaco, al primo cittadino, a Franz Caruso. In attesa delle vostre telefonate, sindaco, cominciamo subito a parlare dei problemi, quelli evidenti della città, del decoro, in tanti lo auspicano. Quindi voi avete già disposto per il rifacimento del manto stradale perché ecco, lì si vedono tante difficoltà e soprattutto sono gli automobilisti a pagarne le conseguenze. Cominciamo da qui, dalle buche, anche perché c'è già un provvedimento in questo senso, no? Sì, intanto buonasera, grazie per l'invito a riprendere quella che è stata una iniziativa, credo, positiva, perché dà la possibilità ai cittadini di interloquire direttamente con il loro sindaco e a me di dare le risposte ai miei concittadini. Il decoro urbano non è soltanto le buche, il decoro urbano è legato proprio ad una idea di città che deve rappresentarsi nelle forme migliori e diverse per quanto mi riguarda rispetto al passato e anche rispetto all'attualità. Perché io non nascondo, l'ho detto più volte pubblicamente, che la città così com'è non mi piace, perché non è una città ancora ordinata e non è una città soprattutto pulita. Per rispondere subito all'osservazione, poi magari ci ritorniamo, perché è stata anche questa più volte oggetto di domanda, questo aspetto. Al manto stradale noi abbiamo veramente raschiato il fondo e abbiamo recuperato un po' di fondi di soldi per poter intervenire ancora in modo non definitivo su quella che è una situazione drammatica che non si è realizzata nell'ultimo anno, ma che purtroppo risale anche al passato e da molti anni il problema delle buche nella città si registra, ma si registra anche perché la città è stata attraversata ed è ancora attraversata da una serie di interventi per i sottoservizi che purtroppo devastano il manto stradale. E quando si interviene a carico soprattutto delle società che effettuano questi lavori, perché nei contratti, nelle concessioni c'è l'obbligo di ripristino del manto stradale, purtroppo si interviene con incuria. Nel passato probabilmente si è badato di meno a questo aspetto, noi adesso abbiamo dato delle direttive, io ho dato delle direttive ben precise. Per cui o si ripristina il mando stradale con quelli che sono i riferimenti, i parametri richiesti dal contratto, oppure si sospendono le concessioni. Avranno i cittadini sicuramente visto e verificato che per esempio il mando stradale che è stato ripristinato proprio pochi giorni fa su Viale della Repubblica presenta caratteristiche completamente diverse rispetto al passato. È un mando stradale degno di una città come la nostra città capoluogo di Cosenza. Per cui sicuramente si interviene rispetto a questi lavori che vengono fatti per i sottoservizi. E si interviene in questo modo. Ma noi abbiamo anche destinato una somma per riparare le buche più profonde che ci sono nella città. Le abbiamo tutte quante, ci arrivano le segnalazioni da parte di tanti cittadini, ma devo dire che il nostro ufficio tecnico, per quanto sia ridotto di organico, ha come dire, la mappa di tutti gli interventi che si devono effettuare. Per cui già hanno iniziato da lunedì
a sistemare parte del mando stradale, soprattutto le buche, con queste risorse che siamo riusciti ad ottenere. Quindi fino alla fine dell'anno noi daremo sistemazione a queste buche che ci sono nella città. Ma c'è di più rispetto a questi interventi che bisogna fare, perché con l'inizio del 2023 noi potremo usufruire di un finanziamento che abbiamo recuperato per circa 1 milione di euro, che è destinato proprio al rifacimento del mando stradale, non alla sistemazione delle buche, ma al rifacimento del mando stradale, che ci consentirà di rifare appunto le strade della città, se non nella loro interezza, quantomeno in una gran parte. Per cui sarà questo un aspetto che avrà soluzione da qui all'inizio del prossimo anno. E naturalmente questa è una buona notizia, tra l'altro. Naturalmente, chiedo scusa dell'interruzione, naturalmente con i tempi che sono richiesti per poter espletare la gara, perché noi non faremo più come nel passato interventi a chiamata, quando c'è l'emergenza chiamata, no. Faremo una gara con un bando quadro che riguarderà proprio la gestione complessiva del servizio, per cui qualsiasi intervento dovesse fatto ci sarà la ditta che si aggiudica l'appalto, che automaticamente, immediatamente deve intervenire. Quindi cambia anche, diciamo, la modalità di approccio al sistema. Ci sarà efficienza e anche risparmio di spesa. Assolutamente, quindi abbiamo voluto cominciare con un approccio davvero vicino al cittadino, perché poi sulle strade ci siamo tutti i giorni. Abbiamo una telefonata, pronto? Buonasera. Buonasera a lei, da dove ci chiama? Da Cosenza. Volevo fare due domande al sindaco veloci. Sì. Innanzitutto io comprendo che la situazione, perché da Roma arrivano poco fondi, quindi i comuni la situazione è critica ed è giusto. Io volevo soltanto chiedere una cosa, visto che le cooperative ci sono e vengono pagate, se si potrebbe avere un po' di più cura del verde. Io mi sto riferendo anche proprio al centro città, su via Trieste, di Sonzo, ci sono i marciapiedi, sono invasi intorno agli alberi di palloni di erba. Non è un bel vedere, non è una critica la mia, è un'osservazione. Giusto. Secondo punto, se si poteva fare gentilmente, salendo dall'autostazione, arrivato che devi piegare per forza a destra e vai su Corso Italia, perché a sinistra c'è il McDonald's. Quello che volevo chiedere, quella strada che va diritta, che non so il nome, che va ai parcheggi e ti porta pure a Piazza, si può aprire per snellire un po' il traffico? Perché se no, per andare a Piazza Fere si deve andare a fare tutto il giro dopo Piazza Loreto. Terza cosa e chiudo. Si può interessare gentilmente di questa situazione del Cosenza Calcio, che è diventata ridicola a livello nazionale, perché nessuno pretende né a Serie A né niente, però un po' di squadra dignitosa, di calcio dignitoso. Buonasera e grazie. Grazie a lei, sindaco, tante questioni, grazie, tante domande. Veramente telegrafico ma incisivo. Assolutamente. E devo dire, allora, per quanto riguarda la prima domanda sulla cura del verde, le cooperative hanno vinto un appalto e stanno curando il verde, però in una zona che non è quella che il telespettatore riferiva, quella di Viale Trieste, perché l'intervento, il servizio è diviso in questo modo: la cura del verde è di tutte le cooperative e delle cooperative, quindi lo devo fare in tutta la città, quindi anche la zona centrale. Invece per quanto riguarda la pulizia e lo spazzamento, c'è il quadrilatero, che è la parte interna della città, proprio il centro della città, che è affidata attualmente ad Ecologia Oggi. Devo dire che da un po' di tempo a questa parte si è intervenuto e il verde è un po' più curato, però è giusta la segnalazione e avremo più attenzione e solleciteremo le cooperative a mettere più cura nella gestione del verde. Per quanto riguarda i polloni, abbiamo dovuto espletare nella passata stagione una gara, perché nel piano del verde che era stato appaltato dalle cooperative non era previsto questo servizio. Per cui ci siamo trovati la città, come dire, caratterizzata dalla crescita di questi polloni, e abbiamo fatto questa gara e sono intervenuti. Però finito il servizio, finito quel periodo temporale, i polloni sono ricresciuti. Con il nuovo piano del verde e con il nuovo bando che è stato espletato ed è stato concluso
pochi giorni fa e hanno partecipato anche a quattro ditte a livello nazionale, anche questo aspetto viene contemplato dal nuovo piano del verde. Per cui nell'appalto sono previsti anche gli interventi per la pulizia degli alberi e quindi per il taglio dei polloni. Per cui sicuramente ci sarà una situazione diversa per il futuro. Per quanto riguarda la strada che sale dall'autostazione, che passa davanti al McDonald's e porta al parcheggio Quick di Piazza Bilotti, c'è già una delibera che è stata approvata dalla Giunta che stabilisce l'apertura per il traffico leggero, quindi i mezzi pesanti lì non potranno passare, di questa arteria che congiunge appunto Corso d'Italia, oggi Corso Fera, con via Limena, Piazza Bilotti. Per cui sicuramente già prevista questa apertura, insieme tutta alla riorganizzazione della viabilità in quell'area, che è conseguenza dell'apertura di via Roma. Per cui c'è già un progetto che modificherà i sensi unici a scendere e a salire da via Simonetta e da via Rodotà, per cui questa strada è la bretella di congiunzione appunto tra la salita dell'autostazione e via Limena, piazza Bilotti. Per cui è già in programma e si realizza. Cosenza perché... Calcio ha ragione il telespettatore, purtroppo per le vicende calcistiche e per i risultati conseguiti purtroppo in quest'ultimo periodo del calcio, noi non stiamo avendo un ritorno di immagine positiva, non solo come squadra, quindi non solo come la Cosenza sportiva, ma proprio come città, perché onestamente si stanno inanellando una serie di insuccessi che ricadono negativamente anche sull'immagine stessa della città. Una città come la nostra, che ha una tradizione sportiva importante, non può pagare un prezzo così alto, per cui non ho competenze dirette, ma mi auguro che chi ha responsabilità in questo settore si passi una mano sulla coscienza e dia risposte diverse e migliori rispetto a quelle che sono state date fino ad oggi in questo settore importante per la vita della città, ma soprattutto per l'immagine che la città ha all'esterno. Chi abbiamo in linea? Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, ci scusi volevo se l'abbiamo fatta aspettare, ma era necessario che il sindaco spiegasse bene noi i punti che voi cittadini poi sottoponete. Qual è la domanda? Prego. Allora, io ho parlato con il sindaco, sicuramente il sindaco di me non si ricorderà, perché chiamai verso il mese di giugno per reclamare una panchina solo, una signora invalida di via Popiglia. Forse il sindaco si ricorderà. Sì, ricordo benissimo. Quella panchina che avevamo vicino al nostro portone era tutta rotta, se lo ricordo, signor sindaco? Sì, lo ricordo. Ma per me è stata cacciata, è stata aggiustata. Ma l'altra panchina che avevamo chiesto, che è alla spazzatura, non è stata mai aggiunta. Proprio se ne siete dimenticati tutti di noi poveri anziani. Per non parlare dei topi che ci passano in mezzo a gambe. Io abito all'ultimo lotto, dopo il calcio, a quelle palazzine marroni, a Piazza Ignazio Ragnetti. Guardi, signor sindaco, che se lei passa da qui, vedrà i topi che fanno la processione, salgono nelle macchine perché trovano i buchi per salire. È diventato uno schifo, un indecenso. La mia richiesta cortesemente è se mi può aggiungere una panchina dove avete messo quella che ci avete aggiustato, visto che è rimasta la spazzatura quella che hanno montato. E non c'è stata nessuna risposta. Ho reclamato con le persone che puliscono il quartiere e mi hanno detto che non avevano avuto nessun ordine per aggiungerci una panchina. No. Abbiamo chiesto una panchina, non abbiamo chiesto un sostegno. Va bene, signora, grazie per averci telefonato. Sindaco, ricordo benissimo. E devo dire che mi ha fatto piacere che lo ha ricordato la signora, perché all'epoca fu segnalata una sola panchina che era rotta e che non... che si chiedeva di aggiustarla e immediatamente dopo, penso nemmeno dopo 5 giorni, 6 giorni, la panchina è stata sistemata e mi pare che ci sia. Adesso c'è una richiesta diversa di aggiungere una panchina. A me non è mai pervenuta questa richiesta, la fa oggi la signora. Sicuramente noi provvederemo per fare in modo tale che in quel posto
all'ultimo lotto, mi pare che ha detto sì, la signora. Sì, dopo il carcere, abbiamo, dopo il carcere ci sia anche una panchina in più. Per quanto riguarda i topi, ha perfettamente ragione la signora. Io ho due video sul mio telefono che ho girato ai responsabili del servizio, proprio perché sono andato personalmente a fare un sopralluogo nella zona che dice la signora. E io ho il video di topi, di una famiglia di topi, di un gruppo di topi, che intorno a un incrocio dove c'è un buco ed c'era una fuoriuscita di acqua, devo dire in mezzo a tanti rifiuti speciali, perché c'erano mobili, sedie, poltrone, frigoriferi, perché non ci sono andati da soli lì. In mezzo a tutti questi rifiuti c'erano veramente tanti topi che stazionavano in mezzo ai passanti. Questo mi ha colpito. Io l'ho segnalata, abbiamo fatto la bonifica perché abbiamo fatto pulire, avevo detto di chiudere quella fuoriuscita di acqua con il cemento perché non era una perdita particolare, dopodiché oggi me lo segnala, io ne prendo atto, ma posso assicurare alla signora che ho due video. Proprio quindi sul si punto interverrà, che diceva la signora, questa però la... è chiaro che è una segnalazione che indubbiamente giriamo, anche se il problema dei topi purtroppo lo abbiamo in tutta la città, perché quando non si usano i mastelli e si usano le buste per buttare l'indifferenziata e l'organico, purtroppo e poi gli animali vengono, certo. E non abbiamo i topi ma abbiamo gatti e cani. Entriamo in un altro settore pure, che è quello dell'educazione civica, e non tutti riescono poi a seguire le regole, questo è un problema non solo a Cosenza. Abbiamo una telefonata e prego il nostro telespettatore di attenderci un attimo perché abbiamo tanti messaggi, quindi diamo spazio anche a chi ci scrive. Buon pomeriggio, al sindaco chiedo quando inizia il trasporto disabili a Cosenza? Ci aveva promesso in 10 giorni ma non si sa niente di preciso. Stamattina sono andata a Via degli Stadi. È partito stamattina il servizio del trasporto scolastico, all'inizio della prossima settimana mi è stato garantito, ci sarà la determina per far partire il trasporto disabile. Ecco, allora abbiamo dato anche questa che era una risposta importante. Abbiamo fatto di più perché avevamo fatto una gara, ha partecipato una sola ditta, non aveva i requisiti, per cui abbiamo dovuto procedere diversamente, adesso si è andato sull'affidamento diretto con i tempi che ci sono voluti, però inizio la prossima settimana, come oggi è partito il trasporto scolastico, partirà anche il trasporto disabile. Benissimo, buona, questa è una bellissima notizia per tante famiglie che aspettano. Chi abbiamo in linea? Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, qual è la domanda per il sindaco? Allora, la mia domanda è che sono il signor Gallo Carmine. Lei è stata a casa mia per i miei problemi e oggi in diretta chiedo per la terza volta di parlare con Franz Caruso come parlavo all'epoca quando pulivo la biblioteca civica e lui era consigliere o assessore alla provincia, adesso non mi ricordo. Alla provincia, sì. È possibile andarmi a sedere al comune o di ricevermi da qualche parte? Un appuntamento. Abbiamo capito. Signor Franco, vero? Lei è... Come si chiama? Franco, credo che sia il signor Franco con... sì. Che ha il problema della casa. Giusto? Brava! Ecco, ciao, la signora. Sandra. Allora, sì, l'appuntamento con il sindaco. Sono i due glielo possiamo dare subito. Lo possiamo dare si subito. Chiama Franco? Come si chiama? Perché è una vita che sto aspettando. Va bene, no, allora signora, non ci sono problemi. Domani, subito domani... dopo diamo anche i recapiti telefonici al sindaco e prendiamo l'appuntamento, così avete direttamente un appuntamento. Ma glielo possiamo dare in diretta, perché io domani mattina sono in comune. A che ora li aspettate? Mezzogiorno, dopo mezzogiorno possono venire in comune. Perfetto. Allora, dopo mezzogiorno il sindaco vi aspetta in comune. Grazie per averci telefonato e spero che la vostra situazione sia migliorata. So che aspettate ancora un'ulteriore decisione da parte del Tribunale. In bocca al lupo. Allora, andiamo avanti. C'erano anche altre notizie, altre richieste per il sindaco per quanto riguarda, ci chiedono i malati di Alzheimer. Lei ci dicono si era impegnato anche ad avere un'attenzione in più verso queste abbiamo famiglie da sole. In più. Abbiamo, che cosa... abbiamo anche fatto un bando che è andato purtroppo deserto, perché c'è un finanziamento regionale, c'è un progetto e abbiamo pubblicato la gara
con il bando e non ha partecipato nessuna associazione. Adesso stiamo valutando di seguire una procedura diversa perché la Regione ci ha autorizzato anche a fare l'affidamento diretto. Noi stiamo valutando l'opportunità di vagliare più offerte se è possibile, se no affideremo a una società che è disponibile il servizio. Però abbiamo anche riottenuto il possesso di un bene in Sant'Ippolito che sarà destinato appunto alla casa dell'Alzheimer. Quindi è un problema, per come promesso sicuramente ci sarà anche questo servizio. Ok, quindi rassicuriamo queste famiglie, il municipio non si è dimenticato, sta lavorando per garantire dei servizi, capiamo perché sono famiglie per di più sappiamo sole. Che ci sono 40 soggetti già che hanno problemi e che potrebbero trovare, come dire, accoglienza e ospitalità in questa struttura. Bene, chi abbiamo in linea? Pronto? Pronto, buongiorno, sono il signor Claudio da Cosenza. Sì, ci dica. Buongiorno Sindaco, sono un suo elettore, volevo chiederle questo, mi può spiegare il motivo dell'aumento della Tari? Aumentato, io pagavo 2,40, cioè 2,80, cioè 40 in più, cioè dipende, che lei mi potrebbe dire, non dipende da noi, dal comune, ma dalla società esterna. No. E poi volevo sapere un'altra cosa, le buche, io abito a Viale del Re, tutte queste buche che poi sono state coperte, questi lavori, fino a quanto dureranno questi lavori? Grazie, buona grazie a lei, grazie anche per la sintesi. Allora, per quanto riguarda la Tari, l'aumento è determinato purtroppo dal cessato stato di emergenza Covid. Noi abbiamo per un lungo periodo goduto di un finanziamento nazionale, 1 milione di euro, che abbiamo utilizzato naturalmente per ridurre le spese della Tari. È venuto meno questo servizio, questo contributo, noi abbiamo dovuto necessariamente riportare le tariffe a come erano in precedenza, per cui rispetto all'ultimo periodo si è verificato questo aumento. Potevamo distribuirlo in modo diverso, abbiamo fatto una scelta, siccome le unità abitative sono molto di più rispetto a quelle commerciali, abbiamo spalmato l'80% per quanto riguarda le unità abitative e il 20% per le attività commerciali, per cercare di aiutare in una situazione di grave emergenza economica e sociale qual è quella attuale, il commercio, perché la nostra città vive di commercio, e abbiamo pensato in questo modo. Del resto, dividere 1 milione per 20, per il 20% ha un costo molto più elevato che non spalmarlo sull'80%. Quindi è stata una scelta di questo genere che è conseguenza appunto del cessato stato di emergenza Covid. Per quanto riguarda le buche, mi fa piacere che il signor Claudio, mio elettore, chiama ancora Viale della Repubblica Viale del Re, mi ricorda la mia infanzia, che io abitavo lì vicino, quindi a via Francesco Muzzillo, e noi chiamavamo ragazzini Viale del Re. Però le buche ci sono, si interverrà per dare sistemazione definitiva anche in questa parte della città, che però, come ho ricordato, è stata già interessata dagli interventi di rifacimento del mando stradale da parte di Enel, così per come l'amministrazione comunale aveva richiesto. Per cui gran parte, ho visto, la parte che va dai pompieri fino all'ospedale, già ha avuto una sistemazione adeguata, la parte che va invece da Piazza Europa fino a sopra ancora merita di essere sistemata. E questo lo faremo, come abbiamo detto, sistemando le buche, adesso in via provvisoria, ma poi intervenendo definitivamente dal gennaio del prossimo anno. E abbiamo una telefonata, però chiedo a chi è in linea di attendere perché ci sono dei messaggi. Sindaco, le chiedono se Viale Mancini sarà sistemato e ancora quando saranno fatti i lavori su Via Corso Emanuele, perché sono più di 2 anni che è chiusa. C'era un finanziamento, che fine ha fatto? Quindi sono 2 domande distinte. La prima, Viale Mancini. Sì, se sarà sistemato su Corso Vittorio Emanuele. Quella via Panebianco. Sì, che sono più di 2 anni che è chiuso, no, quando saranno fatti. Portapiana. Sì, penso di Portapiana, sì. Sì, no. Allora, per Viale Mancini, voglio sapere come sarà sistemata. Se l'avessi dovuto sistemare io, l'avrei smantellata, avrei riportato a com'era prima la viabilità. Però sarei intervenuto su Viale Mancini, sul parco, sulla strada interna alle due carreggiate, perché meritava di essere recuperata.
Il Parco del Benessere, adesso stiamo parlando, che doveva essere interessato dalla realizzazione della metropolitana leggera, sarà completata penso prima della fine dell'anno. I lavori hanno subito un'accelerazione perché bisogna ricordare che per 2 anni sono stati fermi, bloccati e che appena insediato abbiamo sbloccato, siamo intervenuti sulla regione, abbiamo rimodulato il progetto e abbiamo ottenuto lo sblocco del finanziamento. I lavori sono partiti, adesso sono in fase di esecuzione. Io credo che tra il 15 e il 20 di dicembre, se tutto va bene, riusciremo a inaugurare l'opera. Per quanto riguarda via Vittorio Emanuele, invece, è chiuso da 2 anni perché sappiamo che è stata interessata da un sinistro mortale e c'è un intervento della magistratura, quella strada è ancora sotto sequestro. Noi abbiamo ottenuto un finanziamento di 6.900.000 euro per mettere in sicurezza tutta l'area di tutto quel costone di Porta Piana ed è previsto anche l'intervento su via Vittorio Emanuele. Stiamo già completando l'iter amministrativo, per fine anno saranno messe a bando i lavori, per cui come si affideranno le offerte e si affideranno i lavori, questi inizieranno e speriamo di dare subito anche di procedere a una riapertura della strada. Certo, allora non facciamo aspettare chi abbiamo in linea, poi vedremo insieme una foto. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Signor Sindaco, senta, io sono nato 80... Pronto? Io sono nato 80 anni fa a Cosenza e io ricordo una sola fontana, quella di Giugno. Altre fontane a Cosenza non sono state aperte. Poi questa mattina mi trovavo su Viale Mangini, due signore anziane non sapevano dove andare al bagno. Dice, a Cosenza purtroppo non esistono i bagni pubblici. Cioè, uno che si trova nella città di Cosenza, cioè la piazza Fera, è anche disagevole andare là. E dico, perché noi dobbiamo andare in Alta Italia, andare nelle città come Ravenna, Reggio Emilia, e trovare i bagni dovunque? Magari sono dati in gestione della società a una persona che con il ticket paga le spese. È una cosa, insomma, che a Cosenza è sempre stato questo problema. Una fontanina verso Piazza Kennedy, non lo so. E poi, signor Sindaco, io volevo la verità, io ho sentito dire a lei che se dispiace di Viale Mangini, perché se fosse stato per lei l'avrebbe lasciato com'era. Sì. Io penso che com'era, io sono un grandissimo estimatore di Giacomo Mangini. Per me Giacomo Mangini è Dio per Cosenza. Però dobbiamo dire anche dare agli avversari quello che... Cioè il pensare di avere un bel parco verde al centro della città, ma perché dobbiamo sempre pensare al commercio e alle auto, alle macchine? Il cittadino ha bisogno pure di un po' di spazi, è bello vedere la città bella, e perché dobbiamo sempre pensare alle strade, alle macchine? È una cosa superata questa qua. In città più evolute non esiste questo. Va bene, grazie, abbiamo anche avuto il suo pensiero e la sua riflessione. Ci scusi, ma i tempi sono stretti e dobbiamo dare spazio a tante persone. Allora rispondiamo al nostro cittadino. Sui bagni pubblici l'ha riconosciuto il signore che ha chiamato, ha 80 anni, vive da tanti anni a Cosenza, quindi sa la storia di Cosenza e lo ha riferito. Non ci sono mai stati. Io ricordo invece, non avendo 80 anni, ma pochi di meno, che invece c'era stato un momento in cui si erano installati dei bagni pubblici nella città, in modo particolare a via Padre Giglio, all'incrocio con vicino piazza Zumbini. La fine che hanno fatto la sanno i cosentini, bagni impraticabili, strutture distrutte perché i danneggiamenti sono la caratteristica della nostra città, per cui non si è più ritornato su quel progetto di impiantare pure nella nostra città i bagni pubblici, che sono un servizio di civiltà. Io sono d'accordo perché una città civile dovrebbe avere dei punti dove ci sono i bagni pubblici e non solo nel parcheggio sotterraneo di Piazza Bilotti. Quindi da questo punto di vista ha ragione. Però con le risorse che abbiamo io non mi posso prendere anche l'impegno di installare i bagni pubblici nella città. Col tempo forse speriamo anche noi di diventare più civili e di avere più risorse per realizzarlo. La Fontana di Giugno è un must della nostra città, altre fontane spero che si possano anche
realizzare in altre parti della città, però al momento questo abbiamo. Per quanto riguarda Viale Mangini, dissento completamente dalla visione dell'interlocutore. Beh, il sale della democrazia, no? Il sale, sì, della democrazia, vederla in maniera diversa. Non dissento, perché il problema, intanto non abbiamo creato nessuno spazio verde, perché alla fine noi abbiamo incrementato il verde che c'era rispetto al progetto esecutivo che era stato approvato dalla Regione, siamo ritornati nel progetto originario, abbiamo allargato di poco quel poco spazio che c'era verde, lo abbiamo cercato di implementare. Quello non è uno spazio verde, la Viale Mangini non era una questione solo estetica per la città, era una questione funzionale. Viale Mangini era l'arteria di sicurezza per la città, perché nel piano di emergenza cittadina, nel PEC, c'è il Viale Mangini visto come via di fuga, perché in caso di calamità naturale tutte le città devono avere questo piano e devono avere delle vie di fuga. Viale Mangini era la via di fuga principale della nostra città. È stata smantellata per fare che cosa? Per fare una zona sicuramente di passaggio, sicuramente esteticamente più bella rispetto alle due carreggiate che consentivano una viabilità ordinata e ordinaria nella nostra città, però avremo degli impianti che non potranno essere gestiti, perché la realizzazione di questi impianti avrebbe comportato anche di attrezzarla con dei servizi, tipo degli spogliatoi, tipo delle docce, tipo dei bagni, che non ci sono, perché non sono previsti nel progetto e non si possono realizzare. Sarà sicuramente, caro concittadino, più bella alla vista. Se uno va dall'alto con un drone o con un elicottero, vedrà una parte della città sicuramente più bella, perché è anche più colorata. Però la funzionalità poi me la si dovrà spiegare per intero. Sindaco, vediamo insieme da questa foto da parte di chi l'ha voluta. Vediamo insieme questa foto che ci è arrivata, ed è una foto, insomma, non bella, per il decoro della città. Ci sono i rifiuti, come vede, credo che sia il centro storico, ci arrivano dal centro storico di Cosenza. Però, fammela commentare direttamente, e questi mobili non ce li va a mettere l'amministrazione, ce la mettono i cittadini che abitano lì. E allora, se non si sa che c'è un servizio che è pagato dal comune, dal comune, basta chiamare ad Ecologia oggi, prenotare il ritiro di questi rifiuti, lì si lascia la notte, la mattina vengono ritirati e non avremo questo spettacolo indecoroso della nostra città. Io non posso farci niente se poi i cittadini non ci aiutano. Il centro storico ha subito una trasformazione positiva, perché molti cittadini del centro storico stanno collaborando con l'amministrazione. C'è una squadra, una cooperativa che ogni giorno pulisce il centro storico. Allora, ci dobbiamo fermare per la pubblicità, però su questa sui rifiuti e sui rifiuti selvaggi anche, no? Dobbiamo ritornare e capire come, insomma, muoverci. Tra pochissimo, restate con noi. Seconda parte di Focus Attualità, ve lo ricordo, è il nostro ospite, il sindaco di Cosenza, Franz Caruso. Abbiamo ripreso questa bella tradizione del filo diretto con i cittadini. Qualora vogliate potete telefonare e porre direttamente delle domande al sindaco, oppure inviarci dei messaggi, tanti sulla piattaforma WhatsApp stanno arrivando. Prima della pausa pubblicitaria, sindaco, ci stavamo interrogando su quelle foto davvero indecenti, no? Brutte cartoline da Cosenza sui rifiuti, mi pare fosse nel centro storico. Stavamo durante la pausa pubblicitaria pensando e parlando, discutendo di telecamere. Lei diceva che c'è già un piano per... Con il nuovo piano che abbiamo approvato, il piano rifiuti che abbiamo approvato, saranno installate nella città 90 fototrappole. 4 già le abbiamo e contiamo di installarle subito, per cui la città da questo punto di vista sarà videosorvegliata, per cui è l'unico modo che abbiamo per contrastare purtroppo l'inciviltà di pochi cittadini che però con la loro azione danno della città un'immagine sicuramente poco dignitosa e poco assolutamente decorosa. Insomma, chi non rispetta le regole deve essere sanzionato, vanno rispettate le regole. Allora, abbiamo una telefonata, pronto? Buonasera. Buonasera e benvenuta. Grazie. Qual è la domanda? Seguo molto la sua trasmissione. Volevo fare una richiesta al sindaco. Prego. Tra l'altro sono stata una sua elettrice. Grazie. Vorrei chiedere, io abito su Via delle Medaglie d'Oro,
nella zona più vicina alla stazione dei Pullman, che ormai è diventata una zona veramente degradata, senza controlli, anzi, a parte la sporcizia, anche pericolosa. Vorrei sapere quali sono, che cosa intende fare il sindaco sulla stazione dei Pullman, visto che si parla di città verde, ecosostenibile, ma impensabile, no? Una città ecosostenibile con la stazione dei Pullman al centro della città. Sono d'accordo. Quindi quali sono i programmi? Grazie della domanda, perché non era previsto, non è contenuto nel programma delle opere pubbliche presentato a corredo della mia candidatura. Però uno dei primi progetti che io ho illustrato alla città è stato appunto quello della delocalizzazione della stazione dei Pullman. Quella è un'area degradata, e degradata dal punto di vista soprattutto ambientale. E però questo è un aspetto che non riguarda e che non può investire il comune, perché è un problema di ordine pubblico che riguarda appunto le forze dell'ordine. Però devo dire che si è creata una positiva sinergia tra le forze dell'ordine, il comune e anche la polizia municipale, tant'è che abbiamo istituito dei controlli, dei posti temporanei di polizia con una rotazione delle forze dell'ordine per dare maggior sicurezza a quell'area. Però io credo che la delocalizzazione, quindi il trasferimento dell'autostazione da un punto che ha ragione la signora, è centrale. Lì siamo al centro della città. Il progetto mio prevede un collegamento tra l'autostazione e Piazza Bilotti, perché è in continuità quell'area, e creare lì un polmone verde, ecco, fare veramente al centro della città un polmone verde, mettere piante, alberi, prati, fare in modo tale che quell'area ritorni ad una sua dignità originaria, lo si può fare solo spostando questo servizio, creando un hub che è già nella mia idea previsto lì dove c'è Vagliolise, la stazione dei Pullman. C'è Amaco, quindi si fa l'hub regionale, e l'idea è quella di evitare che il trasporto extraurbano, i mezzi pesanti, possano entrare nella città, perché creano danno sia ambientale, atmosferico, che anche di manutenzione, perché le strade purtroppo pagano il prezzo della presenza e del passaggio dei mezzi pesanti. Per cui spostando e creando l'hub dei trasporti proprio lì a Vagliolise e creando i collegamenti con il centro, con navette elettriche, secondo me faremo una cosa utile all'ambiente, alla vivibilità della nostra città, e soprattutto ridaremo dignità a quell'area centrale della nostra città che purtroppo oggi paga un prezzo molto alto come degrado strutturale e ambientale. Allora, chiediamo un perdono un attimo a chi è in linea, gli chiediamo di aspettare, diamo spazio ai messaggi che ci arrivano sulla piattaforma WhatsApp. Sindaco, il signor Roberto Falcone chiede come mai si è bloccato tutto il percorso riguardo lo studio di fattibilità riguardante la riorganizzazione del traffico. Nello specifico, scrive, mi riferisco al nodo rotatoria Viale della Repubblica, via Simonetta, e alla riapertura del teatro di strada su Viale della Repubblica che collega il vecchio ospedale verso via Felice Migliori. Quindi questa è una domanda ancora. È possibile far ripristinare i vecchi sensi unici di via Miceli e via Catania? L'attuale situazione rende particolarmente difficile seguire un percorso logico. Si è già intervenuto, lo dicevo in precedenza, c'è una delibera già della Giunta che ripristina la viabilità proprio in quell'area. Per quanto riguarda la viabilità, peraltro abbiamo creato adesso, è stata approvata dai tre consigli in una seduta non comune, ma nello stesso giorno, di Castrolibero, Cosenza e Rende, il piano d'ambito che serve proprio per disciplinare, per ridisegnare la viabilità urbana nei tre comuni. Avremmo potuto farla da solo, avevamo dato già mandato all'università per disegnare il PUT, il piano urbano dei trasporti, e il PUMS, il piano urbano della mobilità sostenibile. Abbiamo invece allargato questa iniziativa agli altri tre comuni, quindi a quella che è l'area urbana, e l'università, nei tempi tecnici necessari per realizzare questi due importanti strumenti, ci darà anche una direttiva chiara su come disciplinare la viabilità nel nostro territorio. Però abbiamo fatto la delibera già per il ripristino di una viabilità diversa che fa il paio con la riapertura di via Roma,
per cui ci sarà una diversa viabilità per quanto riguarda i sensi unici, sia per via Simonetta, sia per via Rodotà e anche per via Cattaneo. Ed è prevista anche l'eliminazione della rotatoria lì a Viale della Repubblica, con l'eliminazione del doppio senso di circolazione in quel tratto appunto che va dalla rotatoria fino alla traversa di via Miceli, che sarà eliminata e sarà riservata solo ed esclusivamente all'emergenza dei vigili del fuoco. Allo stesso modo sarà ripristinato il doppio senso dietro l'ospedale. Allora, concluso, che era importante anche dare queste delucidazioni, chi abbiamo in linea? Grazie per averci affettato. Buon pomeriggio, sono Gianmarco Cristiano, saluto le sindaco, saluto a lei, dottoressa. Non parlerò di stabilità, parlerò soltanto di illuminazioni su via Pane Bianco. Parlerò sulla zona, per farvi capire, da Piazza Europa a scendere giù fino all'Altroni, o questa, l'illuminazione purtroppo è una parte dolente di via Pane Bianco. Sembra tutto, ma tranne la nostra vecchia Pane Bianco dove siamo di noi. Sì, no, non allora, si sente bene, chiedo scusa. Non la sentiamo, non abbiamo ho capito l'illuminazione di via Pane Bianco. Ci può ripetere per favore sinteticamente gli altri problemi oltre all'illuminazione? Sì, perché sentiamo male. Sì, allora, stavo dicendo l'illuminazione di via Pane Bianco sulla strada da Piazza Europa e scendere giù. Verso la Casermette. Sì. Se adesso sì, sentite. Sì. Poi volevo parlare sulla strada, la via Sant'Amato, c'è una villetta dove c'è anche, non so, è stato costruito dal comune, penso, un campo di bocce, per adesso sembra tutto ma tranne un campo di bocce. Se si potrebbe ripristinare farebbe piacere. Bene, via Sant'Amato. Il campo di bocce dove, dov'è il campo di bocce da ripristinare? Non abbiamo capito. Si chiama via Sant'Amato, è una travescina di via Lazio per andare alle scuole medie di Pieregroni e dietro l'Odeine, proprio dietro l'Odeine c'è. Ah sì, c'è una piazzetta. Va bene, abbiamo capito, sì, non c'è stata l'indicazione giusta. C'è una piazzetta. Sì. Sì, sì. Poi un pochino di illuminazione anche sull'ultimo lotto, per farmi capire dal campo di calcio dell'amico Perciavalle, la Procosenza, a scendere per andare all'ultimo lotto, le luci lì francamente mancano già parecchio tempo. E poi l'ultima cosa, lo svincolo sempre dall'ultimo lotto, salendo per inserirci sulla strada della Sila, non si potrebbe subito, c'è la strada però troppo essenziale che non si può andare, per inserire subito sulla strada per andare verso il mare, senza fare il giro lì dai carabinieri, fare tutto il giro per i semafori. Ecco, questa cosa qua. E poi, del mondo della disabilità, non parlo perché... Troppe domande in una volta. Sì. Limitiamolo alle prime. Allora, grazie, vediamo quello che si può risolvere. Grazie per averci telefonato. Sindaco, per quando riguarda l'illuminazione... L'illuminazione non è una scelta per risparmiare, no, Sindaco, no? No, non è una scelta per risparmiare, però c'è una società di Casse Depositi e Prestiti che sta elaborando un progetto di efficientamento energetico della città con il rifacimento di tutti i punti luce, quindi di tutta l'illuminazione della città. Per cui se sarà presentato e soddisferà quelle che sarà soddisfacente per quelli che sono gli aspetti che l'amministrazione ha messo in evidenza, sicuramente ci sarà un rifacimento di tutta l'illuminazione della città, cioè con non solo l'installazione di nuovi corpi luminosi, ma anche con una sostituzione di tutte le luci della città, per cui sarà illuminata diversamente per intero tutta la città e quindi anche via Pane Bianco, che tra i tanti problemi ha anche questo dell'illuminazione. Per quanto riguarda il campo di bocce, confesso che non ne conoscevo l'esistenza, ma certamente mi attiverò per vedere se intanto è un campo di bocce gestito dal comune, di proprietà comunale, dato in gestione all'associazione, oppure se è un campo di bocce privati. In base a quello che è la struttura e quello che è la proprietà, sicuramente si può intervenire, anche perché è uno sport che, devo dire, è bello e anche praticato nella nostra città.
anche la stessa cosa per l'illuminazione a cui faceva riferimento nella parte che ha riferito, che ricongiunge, mi pare, via Pane Bianco con la parte più ad est della città, sicuramente sarà interessata da questi interventi. Da questi lavori. E insomma, era una domanda anche complessa. Sindaco, le chiedono ancora se nell'agenda del Comune ci sia qualche interessamento per via degli stadi, dimenticata da anni se non da decenni. Via degli Stadi deve essere rivalutata con gli interventi di recupero delle strutture sportive ed può essere anche interessata dalla realizzazione di interventi sullo stadio. C'è questa, anche qui c'è un interessamento da parte di società nazionali che vogliono presentare dei progetti per il recupero e la ristrutturazione del nostro impianto sportivo principale, che è lo stadio Marulla, e in base a quello poi ci saranno interventi a catena, perché si parte dalla struttura principale, si coinvolgeranno anche le strutture secondarie e quindi anche la zona di via Pane Bianco. Un progetto complessivo che possa portare alla realizzazione di quello che è nel mio progetto e programma il quartiere dello sport, beh, secondo me potrebbe essere questa un'occasione proprio per dare dignità a un territorio, quella parte di Via degli Stadi, che è un territorio importante perché è proprio il centro della congiunzione tra Castrolibero e Rende. Noi abbiamo voluto portare avanti con il sindaco di Rende e il sindaco di Castrolibero questa iniziativa appunto del piano d'ambito che oggi riguarda i trasporti, ma che già per il passato ha riguardato la cultura. Abbiamo voluto fare appunto questa, abbiamo portato avanti questa iniziativa proprio perché vogliamo dare centralità a quella zona, proprio per dimostrare che si può lavorare insieme, si deve lavorare insieme per dare risposte comuni ai nostri rispettivi territori. Per cui se parte, come io mi auguro, questa iniziativa di mettere insieme un progetto anche adesso nel PNRR, utilizzando i fondi europei per realizzare strutture sportive da utilizzare, da vivere un territorio non solo comunale ma più ampio che quello appunto dell'area urbana, secondo me daremo un segnale di sinergia importante per il nostro territorio, ma anche una risposta a un'area purtroppo degradata, quale è quella di Via degli Stadi, che diventa il perno, il fulcro di una iniziativa importante che si sviluppa tutto intorno a quell'area. Certo, sarebbe davvero bello vedere quel quartiere popolare, grande, riqualificato, e lo stadio che traina, no? Questa riqualificazione. Sì, sì. Sogniamo, anche questo è amministrare, sognare. Non è solo un'area bella, è un'area importante, è un'area bella, sì, perché sì, quella è un'area d'accordo. In pianura che unisce, ripeto, il territorio di Rende con quello di Castrolibero, la città capoluogo, quindi diventa un punto centrale di sviluppo di tutta l'area urbana. Chi abbiamo in linea? Pronto? Pronto, buonasera, sono la signora Luisa. Sì, benvenuta. Qual è la domanda per il sindaco? Allora, per il sindaco la mia domanda è, una è su via Pane Bianco, cioè la strada che va verso Rende e i pullman che vengono verso Rende. Purtroppo abbiamo una scuola lì, c'è la città dei ragazzi. Allora, o si finisce con qualche incidente pericolosissimo, o si forma una rotatoria o si devono mettere i semafori, perché è una strada trafficata la mattina. Poi andando per l'autostrada, chi deve andare su Viale della Repubblica, perché io purtroppo la faccio tutte le mattine, è un caos totale. E un'altra cosa, Viale Parco, ritornare com'era, è ovvio che si deve fare una via di fuga, serve, e poi mettere i bagni pubblici con un custode, così la gente in civile non può fare quello che vuole, così come i mobili che vengono buttati incivilmente. Purtroppo Cosenza sta diventando peggio di Napoli. Sono d'accordo. Grazie, grazie, così Napoli sentiamo l'ha risolto il sindaco. I suoi problemi, Napoli non ce li ha più di questi problemi, se non nelle estreme periferie. Napoli, anche al centro dove c'è
si diceva la casba napoletana, non ha di questi problemi, almeno l'ho potuto vedere personalmente. No, ringrazio la signora. Per quanto riguarda la viabilità, devo dire che sono contrario ai semafori. Ho capito il punto, credo che sia quello dove c'è Tron, il centro commerciale, sì, lì, l'incrocio, sì. L'incrocio lì. Il problema è che il codice della strada non consente di realizzare delle rotatorie se non ci sono degli spazi particolari che sono stabiliti appunto dal codice della strada. Lì potrebbe anche esserci, però bisognerebbe verificare se tecnicamente è possibile fare una rotatoria, perché il problema purtroppo della anche questo, signore, è un'inciviltà, quello di percorrere le strade urbane nel centro della città a velocità che non sono rispettose dei limiti, per cui il rischio incidente è sempre, sempre presente e costante nella nostra città. Però ecco, una rotatoria potrebbe anche essere la soluzione di questo problema. Ne parlerò con i tecnici del comune. I semafori non sono uno strumento che serve per la viabilità, perché crea più ingorghi che non altro, e poi la notte sono spenti e non disciplinano assolutamente il traffico. Per quanto riguarda Viale Parco, l'abbiamo già detto prima, il mio pensiero è abbastanza chiaro. Per i bagni pubblici ha ragione la signora, si potrebbe mettere un custode, ma i bagni pubblici non sono ad un posto e assumi un solo custode. I bagni pubblici dovrebbero essere in più parti della città e avrebbero bisogno di più custodi. Più custodi hanno un costo che le nostre casse non ci consentono di sopportare, essendo ben chiara e conosciuta e famosa la situazione debitoria del nostro comune. Allora, sindaco, le chiedono se ha contezza circa una perdita di acqua in via Rocco Chinnici che si protrae da quasi un mese. Sì, stamattina sono andati a fare un ulteriore sopralluogo e stanno cercando di trovare la causa della perdita e quindi di intervenire. Da Casali, prima di dare spazio a chi abbiamo in linea, ci segnalano un branco di cani, quasi 30. E chiedono quando sarà possibile uscire di casa, noi? Quando l'azienda sanitaria provinciale prenderà cura di questo servizio. Non è un servizio a carico del comune, è una competenza dell'ASP. Quindi va segnalata all'ASP, lo diciamo? Assolutamente sì, non ho comune. Va bene, allora, prima di andare avanti con i messaggi WhatsApp, sentiamo chi abbiamo in linea. Pronto? 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 Sì, la sentiamo, benvenuto, buon pomeriggio. Buonasera, vorrei parlare con il signor Prego, sindaco. Qual è buonasera, la domanda signor per il sindaco? Buonasera. Buonasera. Allora, io ho un grossissimo problema da parecchi mesi. Sì. È lungo, le ho mandato pure le foto tramite WhatsApp. E le foto si riferiscono? È una fogna a cielo aperto. Dove? Mi scusi, dovrebbe gentilmente abbassare l'audio del televisore e ascoltarci solo per telefono, altrimenti, siccome l'audio è un po' in ritardo col televisore, non va riusciremo benissimo a comunicare, va bene? Abbassi va bene l'audio così completamente, sì, sì, del televisore. Sì, sì. Perfetto, allora... Allora, c'ho questo problema da parecchi mesi. Mi mandano l'autospurgo, però il giorno dopo... È la stessa cosa, ho la porcheria proprio sotto. Sì, stiamo sotto vedendo la le foto, stiamo vedendo le foto. No, stiamo vedendo le foto. Allora, avevo parlato con l'assessore De Cicco, purtroppo, ora. E si dovevano fare dei lavori, mi aveva detto, più presto possibile. Ora, questo non so più come fare, non. Guardate. Mi dice dov'è questa fogna? La via? Allora, via Pasquale Perugini, dietro via Pasquale Perugini c'è. La discesa dei garage del Palazzo Amato. Sì. L'assessore sconosciuto sa dov'è, mi manda sempre l'autospurgo, però è questa situazione. Ah, va bene. Pure un sopralluogo per vedere, perché è otturata, ha detto l'autospurgo, è otturata verso il fiume. C'è un piccolo marciapiede. Cioè questo è stata fatta ieri questa fotografia. Cioè è stato otturato di nuovo. Le chiedo scusa, vedo che è stato otturata con mattoni e cemento, quindi è stato... No, questo è stato fatto... Allora, là c'è il dove vede questa cosa, sì, c'è il pozzetto. Quello è il pozzetto. Sì. Non è stato otturata,
tolgono il pozzetto e buttano l'acqua per insomma pulirla, però il giorno dopo è la stessa cosa. Ho capito. Vorrebbe rompere tutto il marciapiede piccolino, fin quando non si trova, perché è stata fatta in salita, mi hanno detto. Mm-hmm. Ho capito. Insomma, i tubi sono stati fatti in salita. Va bene, l'assessore sconosciuto ne ha conoscenza, vero? De Cicco ne ha conoscenza, Pasquale sconosciuto ne ha conoscenza. Io lavoro nelle... Allora, io lavoro nelle cooperative, il mio presidente Gigliotti. Va bene, perfetto, va bene. E mi manda pure lui, insomma, telefono disperatamente pure a lui per mandare l'autopomp, l'autospurgo, me li mandano, però è la stessa identica cosa. Vabbè, ne parlerò con loro e poi dopo vediamo pure con l'ufficio tecnico. Cioè, perché, sì. Scusate, se mi... insomma, no. L'ultima con la casa è invasa dalla punta. Ha ragione. Va bene. Allora, il sindaco ha preso impegno di risolvere il problema. No, impegno di affrontare il problema, perché poi non so se tecnicamente... mi auguro che tecnicamente si possa affrontare, perché come ha detto il cittadino, è una fogna che pare sia stata fatta in salita. E se è fatta in salita è un problema, bisognerebbe rifare tutta la condotta e riportarla in piano. Quindi vediamo. Allora, intanto verifichiamo, sindaco, intanto verifichiamo. Sì, sì. Grazie per averci telefonato, ci fermiamo, c'è la pubblicità, restate con noi per l'ultima parte della trasmissione. Terza e ultima parte di Focus Attualità, ve lo ricordo, è il nostro ospite in studio, il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, e questo filo diretto con i cittadini che abbiamo intrapreso nella scorsa stagione e che abbiamo voluto sinergicamente continuare. Quindi qualora vogliate potete telefonare e chiedere, parlare direttamente con il sindaco. C'è anche la piattaforma WhatsApp, e proprio dalla piattaforma WhatsApp, sindaco, le faccio delle domande. Le chiedono se saranno tolte le piste ciclabili vicino i due fiumi e in via Sertorio Quattromani. E poi c'è qualcuno che vuole sapere, qualche anticipazione, se a Cosenza ci sarà il concerto di Capodanno quest'anno con un cantante nazionale. Ci fermiamo qui, poi andiamo avanti, perché sono tantissimi i messaggi. Le piste ciclabili dei due fiumi sicuramente sono nell'intenzione dell'amministrazione di eliminarle, ma per realizzarle in modo diverso, in punti diversi. Quindi sicuramente non possiamo intervenire adesso, perché c'è un problema di natura contabile che non ci consente di avere la piena disponibilità di queste strutture, e quindi non possiamo intervenire subito, però è intenzione dell'amministrazione intervenire per realizzarle in modo diverso anche in quell'area, ma in punti e interessando strade diverse. Per quanto riguarda il concerto di Capodanno, nonostante le ristrettezze economiche, stiamo cercando di recuperare fondi per realizzare un Capodanno dignitoso, quindi sicuramente ci saranno festeggiamenti, ci saranno le luminarie, e mi auguro che ci possano essere anche un cantante che possa essere di attrazione per non solo la città, ma per tutta la nostra provincia. Allora, c'è un signore, si chiama Pasquale, chiede: ma è vero che la Regione ha rigettato il progetto del nuovo ospedale a Baiolise? Che cosa, scusami? Allora, è vero che la Regione ha rigettato o procrastinato il progetto del nuovo ospedale a Baiolise? No, è una fake. Sapevamo. È una fake, assolutamente. È una fake news, sapevamo, ma mi piaceva fosse il sindaco a dirlo, insomma, a dare con la sua autorevolezza... a confermare questo insomma questa notizia. Allora vediamo chi abbiamo in linea. Pronto? 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 Sì, benvenuto, buon pomeriggio. Buonasera, mi chiamo da Paola. Sì, qual è la domanda per il sindaco? Chiama da Paola, il residente è un cosentino. Ho una domanda, ma c'è il dubbio della voce qua. Abbiamo una domanda al sindaco Caruso, anzi al compagno Caruso, perché io sono un vecchio compagno socialista.
E mi complimento perché finalmente dopo 30 anni ho sempre di nuovo un sindaco socialista. Grazie. Dopo Mancino abbiamo caro. Grazie, Quindi mi complimento, compagno Feroce. Grazie. Grazie, allora avevo anche una domanda o era una telefonata di cortesia per... Una domanda perché... Una domanda. Io sotto, ogni qualvolta vengo a Cosenza, parcheggio, diciamo così, nelle fiche gialle dove è riservata di base, perché io un tesserino, non lo so se questo tesserino è valido per la provincia di Milano. La sentiamo male però. Mi sono trovato il corso vaccino. Mi scusi, la sentiamo male. Mi trovo sempre in posto occupato da macchine che non svolgono questo tesserino. È mai possibile, sindaco? Allora, no, la sentiamo si sente proprio male. Abbiamo capito che ha diritto al posto disabile e che lo trova occupato nel posto dove si reca. Ed è un problema anche questo di civiltà. Purtroppo dobbiamo registrarlo spesso, questa occupazione degli spazi riservati alle persone inabili. Per cui dovrebbe intervenire sicuramente i vigili, la polizia municipale. Abbiamo un corpo ridotto perché abbiamo un personale al 50% nel corpo della polizia municipale, però purtroppo spesso noi confidiamo che ci sia un livello di civiltà nella nostra città adeguato agli standard degli altri paesi e delle altre regioni. Però purtroppo poi si verificano questi fatti e ti fanno toccare con mano che purtroppo questa speranza rimane solo tale. Allora, sindaco, una signora ci chiede, dice, abito vicino al carcere, volevo segnalare che a qualsiasi ora del giorno e della notte vengono effettuati fuochi d'artificio che disturbano il riposo e il sonno, soprattutto di anziani, malati, bimbi. Chiedo al sindaco, è possibile fare qualcosa per eliminare questa abitudine da terzo mondo? Ancora, buon pomeriggio, sono un papà con un bimbo alle elementari che ha anticipato i soldi per i libri. Volevo sapere cortesemente dal sindaco a quando il pagamento delle cedole librarie. No, per i fuochi d'artificio purtroppo non abbiamo la possibilità di intervenire nel compito del comune. Ci sono delle ordinanze sindacali che disciplinano gli orari in cui è possibile fare alcune cose e non altre. Però non abbiamo strumenti per poter impedire questa pratica che pare sia legata anche al festeggiamento di compleanni di persone che non hanno la libertà, la piena libertà, diciamo così. Per quanto riguarda invece le cedole librarie, non ho un termine preciso. So che è stata espletata la procedura e quindi poi dopo a breve, non so, credo che nel giro di qualche settimana si possa ottenere il rimborso da parte dei librai. E questa è una notizia di pubblica utilità, ci piaceva restituirla per tante altre famiglie. Chi abbiamo in linea? Pronto? 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 La sentiamo forte e chiaro. Benvenuta, sì, qual è la domanda per il sindaco? Sì. Buonasera sindaco. Buonasera signora. Sono la signora Olivieri, io abito in via Pasquale Rossi. Allora, questa è una strada invivibile, sia di giorno che di notte. E, voglio dire, io cammino molto a piedi, sono una podista e rischio la vita tutti i giorni. Perché le strisce pedonali in estendi, buche dappertutto. Voglio dire, signor Sinner, intervenite, fate qualche cosa prima che qualcuno ci rimette la vita. Ha perfettamente ragione, via Pasquale Rossi è un punto... Non sono via Pasquale Rossi, signor sindaco, sì. Io dato che cammino molto a piedi, le strisce pedonali non ci sono da nessuna parte. Sì. Allora, le strisce pedonali abbiamo iniziato da un po' di tempo a ripristinarle in tutta la città, quindi piano piano arriveremo pure, si è partiti dal centro a Reggere e si arriverà anche a via Pasquale Rossi, ma prima di arrivare a risistemare le strisce pedonali è necessario sistemare il manto stradale. No, ma prima che uno muore, voglio dire. Sì, la conosco bene, peraltro è una situazione che...
devo dire ormai da anni che è una delle pochissime lo so, strade la colpa che è rimasta non a doppio senso. Non è che voglio dire adesso è vostra, siete no, no, da no, poco, no, no, però... no, 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 le dicevo che è una delle pochissime strade, se forse non l'unica, che è rimasta a doppio senso di circolazione. Peraltro con un sottopasso guaio. Che ricongiunge all'ingresso autostradale, che per quanto mi riguarda non ha ragione d'esistere, per cui adesso stiamo aspettando che con l'università si possa anche disegnare la nuova viabilità cittadina e quindi anche dare una risposta al traffico che tutte le mattine caratterizza e blocca quella parte della città. Per cui c'è un sì, disagio notevole, sì. Quindi sicuramente. Molto, infatti abbiamo molto. Dato incarico all'università proprio per studiare anche una soluzione al traffico che si forma in ingresso alla città. Ma prima che l'università trovi sì, diciamo, sì, sì, no, la no, bisogna intervenire, ha ragione. Queste per strisce, quando... signor sindaco, vedete di farci fare una leccatina in modo tale che... Non rischiamo la vita ogni giorno che usciamo. No, allora, quello che le posso promettere è che cercheremo di fare in modo tale che si possano sistemare quelle buche, perché lei sa che è stata interessata anche quella, proprio la parte che lei ha Io abito citato. Proprio all'ingresso dell'autostrada, sì, sì, però ma poco, poi esatto, mi avvio poco, verso Cosenza. Ma poco più avanti, proprio su via Pasquale Rossi, poco più avanti, lei sa che ultimamente c'è stato pure un problema che è saltata una tubatura importante. Lo so, una tutte condotta le notti importante. Noi sentivamo tutte macchine che bucavano ogni esatto, momento. Quindi no, abbiamo certo. avuto il problema di dover intervenire prima per evitare danni ulteriori, perché è saltata una condotta, un tubo grosso, non piccolo, dell'acqua. Quindi ha sollevato proprio la strada e il marciapiede. Ma mo la buca è esatto. all'inizio sì, sì, di sì, via sì. Pasquale Rossi. Quella dobbiamo intervenire, come abbiamo detto, con questi fondi che abbiamo trovato, e daremo una sistemazione temporanea a queste buche. Però, come ho detto, forse non ha seguito all'inizio la trasmissione, e da gennaio se noi utilizzeremo dei finanziamenti per 1 milione di euro I fondi. Il rifacimento del mando stradale di gran parte della città. E allora, quella è un'area che sarà signora, interessata. Perché abbiamo tante altre telefonate. Signor sindaco, ci perdoni. Spero il sindaco le ha dato pure tante risposte. Grazie. Scusa, sembra sì, che non voglio rispondere no, io. No, non no, ho capito la domanda. L'ultima domanda. Dico, è previsto pure togliere la rotonda e mettere i sensori? No, ancora no. Questo sarà tutto una conseguenza della redazione del piano urbano del traffico e del piano urbano di mobilità sostenibile che ci presenterà l'Università della Calabria. Grazie molte. Sindaco, ci chiedono, volevo sapere se a Cosenza si farà un nuovo mercato ortofrutticolo, c'è stata la protesta nei giorni scorsi. No, non sarà un nuovo mercato ortofrutticolo, quello che abbiamo conosciuto noi cosentini, lì di via Rivocati, non si creerà più. Si darà sistemazione, già si sta lavorando, stanno pulendo tutta l'area, per il mercato di via Asmara, che non può stare lì non per volontà del sindaco ma per volontà dello Stato, perché c'è la legge che dopo il crollo del ponte di Genova impedisce di realizzare questi servizi sotto i ponti, quindi là c'è un viadotto e c'è l'ordinanza di sgombero. Noi abbiamo trovato una sistemazione d'accordo con le categorie interessate per temporaneamente collocare questi venditori di via Asmara nella zona di Vagliolise. Già da ieri, da un paio di giorni, stanno lavorando per pulire l'area, per creare i servizi, quindi a breve si sposterà in quest'area. Ma non è quella l'area per creare un nuovo mercato ortofrutticolo. Il mercato, questi venditori di ortofrutta, si troveranno le soluzioni adeguate, potrebbero in via definitiva ricreare quell'ambito particolare che era via degli Stadi, in quell'area che è della Camera di Commercio, che ha dato invece al Comune, incomodato da più tempo, che adesso abbiamo ripulito e che speriamo di poter ristrutturare per destinarlo appunto a questo importante servizio per aree della città, quindi da Vagliolise, che è provvisoria, potrebbero in via definitiva spostarsi a via degli Stadi.
Ok, abbiamo un'altra telefonata, chiedo solo un minuto al nostro telespettatore per fare questa segnalazione che ci arriva su WhatsApp. La bonifica chiedono alla fontana dietro il Cinema Italia, perché, scrive questo telespettatore, vado spesso e vedo molti topi circolare, quindi insomma la bonifica in quell'area della città è quello che le chiedono. Noi facciamo bonifiche costantemente in tutte le parti della città, dicendo ai cittadini che ogni volta che si creano questi cumuli di rifiuti speciali che portano disagio, che portano danni all'immagine della nostra città e soprattutto portano animali, tipo i topi, in molte parti della città, hanno un costo per il cittadino, perché noi dobbiamo andare oltre il capitolato d'appalto e pagare il servizio per fare queste bonifiche straordinarie. È un costo che anticipa il comune, ma che poi paga il cittadino. Per cui un po' di rispetto da parte di tutti della nostra città e sicuramente questi disagi non li vivremo più. Chiamiamo in linea, pronto? Non ci ha aspettato, sarà cauta la linea, invitiamo il nostro telespettatore o la nostra telespettatrice a richiamare. Intanto andiamo avanti con i messaggi WhatsApp. Vorrei chiedere cosa pensa di fare riguardo alla stazione dei pullman, anche se l'abbiamo detto, visto che è pericoloso, e per contrastare l'inquinamento dovuto al traffico. Quello che abbiamo detto, spostare l'autostazione lì nell' hub dei trasporti di Vagliolise, consentire l'accesso nella città soltanto a mezzi elettrici, questi extraurbani pesanti, le navette che devono portare i passeggeri appunto da Vagliolise nel centro della città, quindi impedire il traffico ai mezzi pesanti nella città, che sono quelli più inquinanti e dannosi per la circolazione, e poi creare molte aree verdi, lo stiamo già facendo, e cercare di anche creare dei servizi di trasporto interni alla città con mezzi elettrici, che possono essere sia i monopattini, sia le bici elettriche, sia le macchinine elettriche, ma soprattutto i pullman piccoli elettrici, per fare in modo tale che ci sia un servizio di mobilità a disposizione del cittadino, dell'utente, che possa sostituire ed essere alternativo all'uso della macchina. È un'ambizione che ha il mio progetto, che però richiede anche investimenti importanti. Sappiamo quella che è la situazione oggi in cui versa Amaco, stiamo lavorando per dare una soluzione definitiva anche a questa importante società del trasporto pubblico locale. Speriamo di riuscirci. Allora, chi abbiamo in linea? Pronto? 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 Non la sentiamo, ci deve essere qualche problema, quindi chiedo alla regia di verificare, perché non riusciamo a sentire il nostro telespettatore o la nostra telespettatrice. Intanto, Sindaco, le volevo segnalare su WhatsApp, ci scrivono, volevo chiedere al Sindaco un intervento tempestivo, perché ho due persone anziane in ADI, poiché purtroppo uno di loro è allettata. Non riusciamo a ricevere visite mediche a domicilio, poiché le liste sono lunghe e non ci sono medici disponibili. Almeno così ci dicono. Come può aiutarmi? Una bella domanda. Sì. Non so come potrei aiutarla, se poi mi dai i riferimenti, il numero per contattare, perché per quanto io sia il responsabile della salute dei cittadini, la sanità non è di competenza mia. Assolutamente, però credo che sia un caso importante, perché aggiunge, purtroppo non possiamo rivolgerci al privato, poiché è economicamente impossibile affrontare per noi tali spese. Quindi bisogna intanto vedere che tipo di intervento è richiesto ed è necessario, e poi la competenza è sicuramente dell'azienda sanitaria provinciale, non del comune, ma vediamo se riusciamo tramite i nostri servizi sociali o tramite l'interlocuzione diretta con i responsabili di questi servizi sanitari di poter aiutare queste persone. Assolutamente a disposizione, prenderemo tutti i riferimenti e vedremo di contattarli per capirne di più ed eventualmente, se c'è la possibilità, intervenire. Perché no, certo, credo che anche noi contatteremo queste
queste persone che ci hanno segnalato, magari per dare lo spazio anche televisivo, certo, certo, di un appello, sì, cercare, sì, certo, insieme, certo, sinergicamente, come di solito facciamo, certo, per risolvere i problemi di questa entità. Sindaco, le chiedono ancora, quando avverrà la riqualificazione della sopraelevata e completamente abbandonata a se stessa? Stiamo lavorando per eliminare i box, molti dei quali già sono abbandonati, e poi intervenire con un'opera di riqualificazione urbana, perché eliminando i box, noi lì interveniamo costantemente, perché sappiamo che via Padre Giglio è un punto nevralgico e purtroppo negativo della nostra città. Abbiamo ripulito, dicevo, quell'area di via degli Stadi proprio perché è mia intenzione trovare una soluzione insieme a quei pochi commercianti che sono rimasti lì a via Padre Giglio per spostare le attività in quell'area di via degli Stadi. Speriamo di riuscirci, perché purtroppo si può recuperare solo, a mio giudizio, eliminando i box che ci sono lì sotto la sopraelevata. Abbiamo poi un progetto insieme a un privato che si è offerto per realizzarlo gratuitamente per la nostra città, di utilizzare proprio queste colonne antiestetiche, questa colata di cemento, per disegnarle con dei murales, con artisti di livello non solo regionale ma anche nazionale, per dare una dignità a quella che per me è un'opera obbrobriosa che non solo divide la città, ma è un qualche cosa che in campagna elettorale io avevo anche, come dire, provocatoriamente detto che volevo abbatterla, non per eliminare la viabilità in quella zona che sappiamo essere assolutamente nevralgica ed è necessaria una struttura di quel genere, ma io ho detto se era possibile portare la viabilità da sopra a sotto, quindi abbattere la sopraelevata, ma creare la stessa viabilità nella parte sotterranea, sottostrada, per cui senza creare danno alla viabilità, eliminare quella che è una struttura, un ecomostro che divide la città e che, per quanto mi riguarda, sicuramente non è bella da vedere. È certamente utile, questo sì, però se ci fossero i fondi, se abbiamo fatto fare pure più o meno una valutazione, uno studio, ci vorrebbero intorno ai 60-70 milioni di euro per realizzare un'alternativa di quella che io avevo proposto. Allora, quindi, noi stiamo proprio in chiusura, è un sogno. Siamo proprio in chiusura, le faccio un'ultimissima domanda, sia brevissimo. Una signora da Cosenza chiede, poiché in settimana si è parlato sui media dell'interessamento della Conad per entrare nella società del Cosenza Calcio, questi imprenditori si sono presentati anche da lei in piazza dei Bruzzi per presentare il loro progetto? Purtroppo no. Purtroppo no, su questo purtroppo no ci fermiamo, grazie al sindaco, grazie per essere stato con noi, grazie a voi per averci seguito, vi auguriamo un buon proseguimento con i nostri programmi.